Arriva in aula il resoconto dell'attività 2023 del Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. La risoluzione finale, che esprime apprezzamento per l'attività svolta, è stata approvata a maggioranza, col voto favorevole di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. È evidente che le questioni che riguardano le carceri in Toscana siano particolarmente delicate. È un tema che personalmente ho a cuore. Da presidente della Commissione Sanità più volte ho visitato le carceri toscane e nel tempo, negli anni, siamo stati anche in grado di risolvere gravi problemi. Le carceri vanno conosciute per sapere e comprendere fino in fondo qual è la condizione dei detenuti. E come tale io credo che la risposta che deve dare una regione rispetto al livello di civiltà è sui livelli essenziali di sicurezza, ma non solo per quello che ci compete, ma di salute e di condizioni di qualità comunque che i detenuti devono avere. Su questo massima attenzione e nel contempo massimo rispetto per il lavoro che il Garante sta facendo. Dai detenuti io ho fatto presente, sì, ovviamente ringrazio i garanti, tutti e due, soprattutto riguardo l'argomento dei detenuti ci sono delle grandissime criticità, lo sappiamo, ma che dipendono soprattutto dalla qualità delle strutture e le strutture sono di competenza governativa. Per quanto riguarda i percorsi di formazione e istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane, anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri come quella per esempio di Volterra, dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare, a differenza di quanto sostiene la destra, che l'attività teatrale non è necessaria, ma si dovrebbe solo puntare sul lavoro, sui corsi di formazione professionale. Ecco, noi riteniamo che invece la cultura sia fondamentale in un percorso rieducativo, proprio perché la cultura riesce a cambiare la mente delle persone, ovviamente spesso in senso positivo. Voto contrario della Lega, mentre Fratelli d'Italia e Gruppo Misto si sono astenuti. Noi abbiamo votato convintamente contro, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché abbiamo una nostra visione delle cose per quanto riguarda il carcere. Indubbiamente dobbiamo lavorare a tutti i livelli istituzionali per cercare di risolvere effettivamente i problemi. Consideriamo che ancora oggi il 44,5% della popolazione carceraria è straniera, rispetto a una percentuale media di popolazione straniera in Toscana intorno al 12%. Ci sono dei paesi di provenienza dei detenuti con i quali si potrebbe sicuramente stipulare degli accordi, come la Romania, come l'Albania, come la Tunisia. Dobbiamo lavorare sotto questo profilo e ci sono delle notizie importanti che dovrebbero arrivare a breve da Roma. Inoltre dobbiamo considerare che in carcere ci stanno soprattutto tossicodipendenti, immigrati irregolari e malati psichiatrici. Noi siamo convinti di una cosa, che chi sbaglia deve pagare. Quindi certe pagine delle garanti rispetto, ecco, all'ergastolo ostativo per i mafiosi onestamente non ci sono piaciute, anche se a dire il vero un cambio di prospettiva è suggerita anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma noi diciamo forte e chiaro che per i mafiosi non c'è spazio che il carcere duro sempre. Questo deve essere veramente un punto di vista fondamentale da portare avanti. Noi abbiamo dato un voto di astensione perché sicuramente la relazione ha degli spunti importanti. Pensiamo che la Regione debba fare di più. La funzione rieducativa della pena è nell'interesse di tutta la comunità, perché l'interesse della comunità è che il detenuto, alla fine del proprio periodo di detenzione, quando torna alla vita normale, non ricominci a fare attività criminose e illegali, quello è l'interesse della comunità. Per far questo c'è bisogno che nel carcere si creino dei percorsi di formazione e di inserimento professionale e lavorativo tali per i quali poi il detenuto possa trovare lavoro una volta uscito dal carcere. Da questo punto di vista le regioni, la regione toscana, hanno la responsabilità di creare questi percorsi. La regione toscana fa molto poco, fa delle iniziative che sono più di facciata, penso al teatro in carcere, sicuramente positiva, ma un'iniziativa di facciata rispetto a fare
fare dei veri e propri percorsi di formazione lavorativa. C'è il tema della possibilità di scontare la pena nel proprio paese d'origine, un tema su cui il governo Meloni sta investendo tantissimo. Anche questo è interesse nazionale sì, ma anche interesse del detenuto, perché chiaramente poter scontare la pena vicino ai propri affetti è più lieve che farlo a migliaia di chilometri di distanza dalla propria, dal proprio carcere. Il garante dei detenuti, facendo quella relazione, come ho detto in aula, ha praticamente messo in luce un'accusa, anche se questo non lo voleva fare. In realtà è un'accusa al governo e un'accusa a questo governo regionale. Al governo Meloni, nel senso che al governo generale, al governo nazionale, perché quello che lui ha descritto è un fallimento del sistema. Per quel che riguarda invece la regione toscana, io per la parte sanitaria metto in evidenza che la sostituzione degli ospedali penitenziari non c'è stata, voleva esserci attraverso le REMS, ma le REMS, due soltanto in Toscana, hanno determinato una lunga fila d'attesa, una lunga lista d'attesa, e questo ha comportato che c'è gente a giro che può delinquere o comunque fare situazioni delittuose senza averne percezione, e quindi tutto a carico delle famiglie, e creando delle situazioni estremamente drammatiche come quella che si è creata a Pisa con la morte della dottoressa Capovani. È un problema da sempre fondamentale, tra l'altro affrontato in quasi tutto il mondo con molti aspetti anche positivi sulla detenzione, che è stato riportato alla ribalta della nostra attenzione da una sentenza della Corte Costituzionale numero 10 di quest'anno, la quale ha sancito che il diritto all'affettività, per affettività intendiamo tutto, dalla famiglia in là, sia un diritto imprescindibile della persona umana e quindi adesso non possa essere derogato neanche nella fase della detenzione. Un incontro organizzato dal garante dei detenuti della Toscana per affrontare il tema dell'affettività in carcere, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e familiari. Una sentenza che parte dalla richiesta di un magistrato di sorveglianza. Il momento dell'incontro del colloquio intimo è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale come un momento essenziale anche rispetto alla finalità rieducativa delle pene. Se le pene hanno come obiettivo quello di riportare all'esterno una persona migliore, più in grado di dare il suo contributo alla società, è necessario che noi lavoriamo su cosa trova il detenuto all'esterno. Allora, mantenere i rapporti con il nucleo familiare, il che può accadere anche attraverso degli incontri intimi che sono di natura sessuale, ma più in generale degli incontri non sottoposti a uno sguardo esterno. Ecco, questo, tutto questo può servire per rendere più presente la famiglia all'interno dell'istituto penitenziario e rinforzare i progetti di futuro. La Corte ha riconosciuto che nell'ambito del diritto all'affettività, che è da riconoscersi a tutte le persone detenute, ci possa essere uno spazio anche alla declinazione sessuale, quindi durante l'incontro intimo, quantomeno per tutte quelle persone detenute che non presentino dei profili di pericolosità sociale particolare, individualizzata, che li renderebbero inopportuni, anzi addirittura pericolosi. Per enfatizzare quello che è il ruolo della l'importanza anche dei diritti costituzionalmente garantiti, che già da tempo a livello europeo sono sempre stati affermati, e questa era sempre stata la direzione. Sotto questo profilo anche AIGA si è sempre battuta per l'affermazione dei diritti costituzionali della difesa e della libertà e della dignità personale della persona anche in una situazione di detenzione. E questo dà a noi, anche avvocati, la possibilità di lavorare e di interagire, noi come anche associazione, con le competenti istituzioni, per poter far sì che i principi fondamentali di questa sentenza possano poi essere attuati nella pratica.
ci sono le problematiche, come poi dopo diremo durante il convegno, relative agli spazi, relative alle risorse economiche anche dello Stato e del Paese, che comportano ovviamente una difficoltà nell'attuazione di quello lì che è il pronunciamento della sentenza. Questo è quello che chiedono i detenuti, diciamo. Quindi l'attuazione della sentenza è la possibilità di avere degli incontri affettivi in un certo senso, che adesso non sono di certo garantiti. Avevamo fatto un lavoro in piena pandemia e quindi un po' limitato nella ricerca degli spazi. Quello che emergeva era una situazione dove ancora gli spazi effettivamente utilizzabili per l'affettività o la sessualità di fatto non esistevano e non esistono neanche oggi. Ovviamente ci sono spazi legati all'esercizio delle relazioni, agli incontri con i familiari. Quello che in estrema sintesi si può dire rispetto agli esiti di quella ricerca è questo: sostanzialmente c'è bisogno di creare, soprattutto oggi che la sentenza della Corte riapre il tema e lo riapre in maniera forte, creare degli spazi reali dove possano esercitarsi il diritto all'affettività, ma anche l'incontro con i minori, tra genitori, eccetera, e anche l'affettività, la sessualità, volendo. Quello che emergeva con forza era la necessità di creare un sistema, diciamo, che assicurasse a tutti, alle persone che vengono da fuori, ai familiari, un percorso degli affetti, cioè che già da fuori le persone fossero facilitate all'ingresso attraverso una serie di passaggi, di transiti, di spazi dignitosi, cosa che ancora oggi, salvo rarissime eccezioni nelle carceri toscane, non è. Quindi già da fuori, se voi guardate ad esempio i posti di attesa, i luoghi di attesa all'esterno del carcere, spesso sono insignificanti, spersonalizzanti, eccetera, e così per ogni passaggio fino ai luoghi, diciamo, di incontro. Al convegno è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Masseo. Nel livello in cui i detenuti riescono ad essere reinseriti, in come loro possono vivere all'interno delle proprie carceri la propria affettività. È un livello su cui ognuno di noi deve dare un proprio contributo perché possa essere migliorato. Viviamo un tempo complesso e penso che iniziative come queste possano aiutare anche ad indirizzare, a cercare la direzione giusta. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché ogni detenuto possa ricercare e ritrovare una vita diversa da quella che ha preceduto il suo arrivo in carcere. Presentato il programma di Torrita Blues edizione 2024. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la grande musica nel bellissimo scenario di Torrita di Siena. Un cartellone ricchissimo che vede la partecipazione di mostri sacri come Edoardo Bennato e Fabio Treves, che festeggiano entrambi 50 anni di carriera, insieme a tanti altri artisti di valore assoluto, interpreti del genere musicale americano per eccellenza. La musica è prima di tutto libertà e ogni volta che ci sono iniziative come queste noi dobbiamo aprire le nostre porte. In più questa è un'iniziativa Torrita Blues che fa diventare un piccolo borgo tra i più belli della nostra regione, capitale del blues a livello nazionale. Tre giorni di festa, tre giorni di socialità, tre giorni di ottima musica, un modo per visitare anche uno dei borghi più belli della nostra regione. Il Torrita Blues è riconosciuto a livello mondiale, direi non solo europeo, per i grandi nomi che porta ogni anno appunto con gli artisti che sono presenti, e ha un richiamo di turismo e di appassionati molto grande proprio da tutte le parti. E quest'anno insomma abbiamo già il tutto esaurito per il concerto di Edoardo Bennato, ma non solo, sono sempre affollate anche le altre serate. È una manifestazione che ormai da 35 anni apre la stagione estiva a Torrita e la apre in maniera importante, perché è un richiamo che non è solamente musicale, perché il blues è un genere musicale che è, diciamo, di nicchia. In realtà il Torrita Blues che si realizza in quella piazza, che è Piazza Matteotti, che è una vera e propria bomboniera al centro del nostro centro storico, è un evento veramente che coinvolge non solo i torritesi ma tanti ospiti che vengono anche apposta dall'estero per apprezzare gli artisti che si succedono nel palco. Quest'anno, come al
solito è un grande festival e l'abbiamo voluto poi fare particolarmente Made in Italy, tant'è vero che gli artisti che parteciperanno saranno tutti italiani. Sono due grandi vedette ovviamente, una conosciutissima come Edoardo Bennato e un'altra la Travis Blues Band, che anche loro festeggiano loro i 50 anni di carriera e noi i 35 anni di blues. Su Bennato siamo sold out, anche molto vicini anche al sold out per Travis, quindi al di là della tradizionale cena che abbiamo inaugurato con il gemellaggio con New Orleans, e quindi da allora siamo partiti, anche questo è un grande successo dove la gente cenerà in questa splendida piazza del centro storico di Torrita e ascolterà le tre band che hanno vinto il contest Effetto Blues.